Ciao carissimi, benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi da Garage 52 andiamo dentro. Siamo venuti qui con la Civic perché abbiamo da fare qualche modifichina. Per esempio ci sono i bracci davanti che, come abbiamo visto l'ultima volta, scrocchiavano. Ma non solo, abbiamo da disassemblare il motore della Supra per iniziare a fare il progetto sui 900 cavalli. Andiamo! Oggi abbiamo qui fuori la mia Silvia e una fantastica RX7. Abbiamo qui oggi con noi anche Kevin. Ve lo ricordate? Nei video di 10 anni fa? Kevin, vogliamo fare vedere un attimo un adesivino che hai creato molto divertente? Oggi non lo applicheremo, vogliamo solo mostrarlo. Oh, in che senso? È colpa del mappatore. Dove andrà applicato questo adesivo? Sulla Silvia? Lo daremo anche a tutti quelli che vorranno averne uno, magari ai prossimi raduni. Allora, la Civic, come vedete, è già sul ponte. In compagnia di Nico, come sempre, lui è testimonial. Testimonial di Autodoc, sempre lui. Andiamo insieme a fare un unboxing. Vediamo cosa c'è dentro la scatola. Guardate come incartano bene, dalla Germania. Ma che bello. Ma non è bellissimo? Quello che noi andiamo a cambiare sono queste robe marce qui cinesi. Sono i bracci oscillanti superiori. Però non devono oscillare troppo come adesso, no. Perché adesso fanno proprio cacare. Inutile che ve lo dica, ma io ve lo dico lo stesso. Autodoc sponsor, trovate il link in descrizione anche con un piccolo sconto da me offerto. Quindi se anche voi avete bisogno di cambiare pezzi, componenti, meccaniche e non solo per la vostra auto, link in descrizione. Mettete la targa sull'app o sul sito e trovate tutti i pezzi che vi servono. Ma che bello! Scommetto che non hai mai visto un braccio bello così. Così bello no? Nel frattempo andiamo da Mirko, che è pronto a disassemblare un 2JZ. Ormai li conosce come le sue tasche. E tirerà. Ci hanno anche un po' stufato. Dici, che cazzo, qua smontiamo solo JZ. Che cazzo, una bella Y. Una Y? No! Ciao, se ti piacciono i contenuti di Passione Motori, considera l'iscrizione. Clicca e iscriviti per supportare il canale. Tanto è gratis. Queste scatole, mi dice Mirko, che verranno tutte riempite. Quante che sono? Una, due, tre, quattro, cinque scatole riempite di pezzi di quel motore lì. Tutta sta roba, sei sicuro? Non è che ci teniamo tanto di quella roba qui. Ah, dici che molta finisce nel nome. Mm? E la coppa dell'olio. E la coppa dell'olio. Quindi mica partiamo proprio già dal turbo. Ma sbaglio, mi dicevi che queste turbine qui erano quelle che hanno, cos'è che hanno in ceramica dentro? La versione giapponese, hanno le giranti in ceramica. Che se alzi un po' la pressione si distruggono. Vogliamo spiegare allora il sistema dei due turbo come funziona? Praticamente monta due turbine gemelle per far sì che non abbiano un lag. Come funziona? La prima turbina, questa qua, carica dai 1800 giri fino ai 4000. Ai 4000 si apre una valvolina dentro qua e comincia a caricare anche la seconda. Ma pensa a te, quindi prima una e poi l'altra. Prima una e poi l'altra. Ma poi vanno tutte e due insieme? Certo. Ah. Fino all'imitatore. Questo serve a evitare che sia morta su. Ok. Madonna santa, ma che cazzo c'è qua dentro? Una merda. Ma cos'è? È ruggine? Sì. E tu pensa che quella giochino qui? 6.000 euro è questo. Ah, 6.000 euro. Quindi questo era quello che... messo bene. Era messo bene, dai. Sì. Ok, bene. Lo vendiamo usato. Usato. Usato, va bene. Quanto lo posso vendere? Almeno 100 euro. E 150. Buttato nel cesso, va. E mettiamo quello nuovo che forse è meglio, va. Questo è comprato com'è? Bello? Guarda. Ok, è fermo. Devi mettere forza. Ok. Poi, non si muove. Non si muove. Qua, qua. E neanche là. Bene, bene. Eccolo là, quello nuovo. Oh, guarda che bello. Bene. Dalla serie dalle stalle alle stelle. Dalle stalle alle stelle, sì, perché qua proprio si parla di stalla, eh. Guarda che bello, tolto tutto, tutto scoperchiato. Sembra un'autostrada di quella americana. Un'autostrada, di... esatto, tutto. Madonna, ma guarda che... Sono due turbo gemelli che lavorano in parallelo. Noi la rendiamo più facile dopo, no? Una sola gigante e via. Oh, è come deve essere. Cosa stai svitando di sotto? Non lo vedo neanche dalla videocamera. Il nostro bel supporto. Guarda che bello come alterna. Come alterna. Non alternerà più. Ma l'alternatore riutilizziamo questo? No. Non è performante questo? No, ne mettiamo uno che fa più corrente. Ok. Volevo fare vedere che tu ogni volta che smonti rimetti la vite al loro posto. Volevo che mi spiegassi un attimo questa pratica. Raccontami. Perché se tra 10 anni uno si prenderà la briga di rimontare questo motore qua, dirà: ma che bravo il meccanico di prima che mi ha messo le viti dove erano e mi risparmierà tante bestemmie. Ecco, invece a te capita di farne ogni tanto. Tutti i giorni. Tutti i giorni.
Ah, pure lì? Cominciamo a farlo. Fallo agire un po'. Fallo agire. I bulloni lì li vedo messi male. Dici? C'hanno qualche anno di ruggine? Ha funzionato? Oh. Minghe, che cazzo è? Sono scaldati da 20 anni, Ah, giusto, li scaldano anche. Madonna santa. Col cannello, bello. Sfruttando la dilatazione termica. Sfruttando che adesso lo mettiamo a fuoco. No. Sì, dilata il bullone. Sì, sì. Giusto dai una scaldatina per non farlo rimanere in mano. Se no, se si spezza dentro. Dove l'hai già visto succedere che si spezza dentro? Non tocchiamo questo tasto dolente, per favore. Ho una scaldatina e guardala che roba. Oh! Come con le femmine. Se prima non gli dai una scaldata, poi non vanno in temperatura. Non vanno in temperatura. Giusto, giusto. Non scorre bene, ecco. Questo è il martello chiamato capo officina. Lui è il capo. Lui è il capo officina, quindi non è Mirko, ma è questo qua, il martello. Quando arriva lui, Sistema tutto. Si sblocca tutto. Problemi non ce ne sono più. Non ce n'è. Allora, questo qui è quello che hai appena tolto, diciamo, da lì sotto, dal comparto turbine, sì. Giusto? Serve ad escludere una delle turbine, come ti dicevo prima. Quindi questa è la valvola che chiude. Sì. Ok. A bassi giri. Ad alti giri. Apre tutto. Apre tutte e due. Bene, la Civic è pronta. Non rimane che andare a provarla. Ma prima di andare a provarla, terminiamo lo smontamento del motore 2JZ. Montaggio! Ah, non smontamento, smontaggio. Ok, prima scatola piena. Siamo pronti a riempire le altre. Eccolo qua. Porco Diaz, pesa tanto? È due. È venuto. Mi sa che l'avete fatto emozionare. Che bello che è. Insomma, bello. Dopo. Dopo diventa più bello. Vabbè. Allora, è stato rimosso tutto l'impianto turbine. E adesso passiamo dall'altro lato a togliere l'aspirazione. Ci sono incastrati per bene. Sono lì da 30 anni. Ce l'ha messo sempre il giapponese. Sempre il giapponese di 30 anni fa. Ritorno del capo officina. Non Mirko, ma il martello. Guardalo, guardalo. È come con le donne. È come con le donne. Bisogna dargli una botta. Oh là. Là. Vedi? E anche questa parte è stata tolta. Eccola qua. Intanto, minchia Kevin, gli facciamo spaccare la schiena. Vai Kevin. Mi siete intanto e via. Già che ci siamo, vogliamo parlare al volissimo di che cazzo state combinando qui? Cioè, questa qui era un M3E46 in cui minchia, leggermente aiutato perché è stato installato questo motore. Io ho detto, cos'è un LS3, un LSX? No, peggio. Un LT5 che io neanche lo conoscevo. Sono andato sul sito della Chevrolet. Ti chiami Chevrolet? Sì. Senti, io voglio uccidermi. Ah, va bene, bene, basta che ci dai soldi. Quello. Esatto. Sono 755 cavalli e 970 Nm di coppia con il compressore volumetrico da originale. Cioè, voi praticamente è meglio non toccarlo. Ah, tu compri il motore, lo ti manda il cablaggio, la tua centralina, sì, motore. Tu lo metti in moto. 750. 750 cavalli, direi che lo lasciamo così. Cioè, già mi, mi sembra un po' pericolosa già la situazione. Vabbè, allora, c'è stato qualcuno che pacciugandolo ha passato anche i 1000. Però per l'utilizzo che deve fare questo ragazzo qui è, non serve, dai. Che cazzo, devo conservare la affidabilità. La affidabilità dell'originale. Infatti la roba bella, cazzo, è che essendo un motore originale non sei lì che dici, sai, sei un po' tirato. Cioè, lo spruppa come non mai. Coppia e sta tranquillo. Da staccare i semiassi. Ma esatto, ma qua Ma qua si strappa tutto. Ma poi mi dicevi che gli hai fatto dei supporti motore che può saltare in aria tutto tranne i supporti motore. Che spero reggano, perché quell'affare qui gira. Lui sta fermo, gira la macchina intorno. Gira. Allora, se posso darti un consiglio, per chi ha visto anche il video della mia Silvia, vedi il filtro dell'olio dov'è? Lo spostiamo. Lo spostiamo, io lo metterei dietro al fanale. Bravissimo, dietro al fanale. Esatto. In modo che, metti caso che questa macchina va contro qualcosa, si stacca il filtro dell'olio e buttiamo anche il motore. Perfetto. È un mio consiglio, poi sei libero di seguirlo oppure no. Che punto siamo arrivati? Cominciamo a scavare dall'alto. Ok. Adesso stacchiamo il cablaggio motore, tiriamo giù i coperchi e cominciamo a tirare giù la testa. Ma mi dicevi che queste clip qui non hai mai trovato una sana. Ma ne ho fatti di quei motori qui, mai trovata una sana. Ma è vero che io le bobine ho tirate quelle, le ho buttate e ne ho messe delle altre, perché queste sono le clip delle bobine? Sì, sì. Tu le tocchi e si distruggono. Forse perché la plastica non era pensata. Perché sono all'interno qui scaldano tanto. Esatto. Comunque è plastica che c'ha 30 anni. Bravo, infatti, quello che stavo per dire. Sei vecchia, sempre il giapponese di turno.
ai tempi. Pensa che bello, però, che con la manina faceva e metteva dentro. Molte volte ci penso e dico, cazzo, sto smontando una roba che ha toccato un giapponese 30 anni fa in un'altra vita, probabilmente, che magari è anche già morto. No, povero giapponese. Se sei ancora vivo, stavo scherzando. Stavo scherzando, non te la tiriamo. Minchia, che cazzo è una rete da pesca? Questo è tutto il cablaggio motore? Sì, ne faremo uno da corsa in argento. Quello della tua invece era in? Argento. Ah, sempre in argento. Con cablaggi artigianali, non utilizzo i cablaggi originali. Ok. Su determinati tipi di motori. Certo, ovvio. Siccome qui non badiamo a spese. Esatto. C'è Gigi che non bada a spese. Gigi, vabbè, che se gli dico di risparmiare si offende. No. Vabbè, e allora va bene. Una potenza. Una potenza incredibile. Incredibile nella mia. Allora Mirko, abbiamo rimosso tutte le candele e ci siamo accorti che questo qua, almeno quello che guidava sta macchina, l'olio lo cambiava ogni volta che cambiava il pappa. Quindi diciamo che ti come manutenzione poteva fare di meglio. Poteva anche impegnarsi un po' di poteva più. Poteva impegnarsi un po' di più. È proprio un 1100 fire. Però motore chiuso, ma è aperto. Sì, ma tanto noi lo rifacciamo da capo, quindi a noi ci interessa poco. Ok, però vabbè, era giusto per dire che anche chi ha i 2GZ ogni tanto si dimentica di fare i tagliandi. Benissimo. Sono i bicchierini su cui va a lavorare la camma che va a premere le valvole che sono sotto. Questa okay. È la cima delle valvole. E picchia sul bicchierino. Servono anche a regolare il gioco che c'è tra camma e valvola. Come? Okay. Con questi dischetti qua. Sul bicchierino c'è un dischetto, vedi, sì, che si muove sopra. Si va a recuperare il gioco andando a variare l'altezza. Pensa a te, di quella del bicchierino, sì. Noi invece su cui faremo una modifica. Siccome andiamo a fare girare questo motore qua anche a 2000 giri di più rispetto a quello che è progettato, mm-hmm, per evitare che questi bicchierini qui saltino fuori ad alti regimi, andremo a ricreare un bicchierino pieno. Per evitare che questo pistellino qui salti fuori ad alte rotazioni, cosa fa? Noi elimineremo questa parte qua, ma anche il bicchierino, sì, prenderemo i bicchierini del RAV4, che sono identici, sì, li andiamo a impiantare in questo motore qua, andando a regolare la tolleranza esattamente nella misura che ci servirà. Quindi praticamente è questo ma pieno, senza pieno, questo senza tappo. Il bicchierino, sì. Ah, ok. Questa è la testa. Eccola qua. Oh, qua abbiamo tutte le valvole. È brutta, ma poi diventa bella. Beh, la testa si mantiene, no? Tranne le valvole. Sì, sì, beh, tutto quello che vedi qua si mantiene solo l'alluminio, tutto il resto viene cambiato. Ok. Allora, tolto il motorino d'avviamento, che cosa rimane da togliere? I pistoni. Quindi devi girare il motore? Ah, ok. Orco Diaz. Coppa! Vabbè, quella è da buttare. È un po' stata saccagnata. Vedi dov'è che è debole questo motore qua? Qua. Su questi cappellotti. Ah, sui cappellotti là, ok. Su questo qua metteremo una piastra che lega tutti quei cappellotti qua, tutti insieme. Ok. In modo da scaricare lo sforzo uniformemente su tutto il banco. Stacchiamo la pompa dell'olio. Vedi che sta nascendo. Sta nascendo, vediamo. Ce l'hai un po' le mani da ostetrica, eh? Eccolo qua. Vedi? È maschio. È maschio? Allora, analisi del pistone. Che ci puoi dire? Qualche scaldatina l'ha presa. Tutto sommato è messo bene. Noi non sappiamo quanto strada ha quel motore qui. Esatto. Ti ricordi il discorso dei depositi carboniosi sul tuo? E guarda questo. Questo è il mio, che si vede che c'è proprio uno strato di morchia sopra. E invece questo. E questo è come dovrebbe essere con una carburazione corretta. Ma pensa a te. Eccone un altro. È maschio anche lui? Solo maschio. Solo ma, meno male, oh. Pochi problemi. Io personalmente faccio solo. Solo ma, bravo, così mi piace. E mettiamo qua insieme agli altri maschietti. Oh. Tiriamo sì, fuori l'albero. È l'ultimo. L'ultimo pezzo. Madonna. Bene. Porca puttana, sei pesa. Mirko, sai che so cosa sono questi qua? Vedi questi piccolini qua a gancio così? Vai. Squirter. Bravo. Hai visto, indovinato, eh? Bravo. Ma mi sono rimasti proprio impressi, come mai? Sono sempre i soldi. Sempre i soldi. Quello è uno squirter.
Motore vivisezionato. Le mani l'abbiamo lavate. Le mie erano già pulite perché ho usato solo la videocamera. Adesso arriva il bello. Adesso prendiamo il blocco testa, li mandiamo in rettifica per fare le lavorazioni di. Ci vorrà un pochettino. Diamogli tempo, ovviamente, alla rettifica di sistemare tutto. E poi quando torna, attacchiamo a metterlo in sede. Attacchiamo, esatto, ci divertiamo. Cominciamo a divertirci. La Civic l'abbiamo provata, non fa più rumore, fortunatamente. Quindi anche questa è risolta. Non ci rimane che continuare con le modifiche sulla macchina, che saranno più estetiche che meccaniche, perché sì, ormai meccanicamente no. Diciamo che siamo a posto. Va bene, noi ci vediamo al prossimo video. Un ringraziamento a Garage 52 e ci vediamo alla prossima. Ciao. Ah, io sono perfetto.